tutte queste possibilità. Posso intervenire per fare un po' più di chiarezza sul discorso investimenti e bilancio. Allora, partiamo dalla scuola materna. La scuola materna, se si vede il piano triennale delle opere che stiamo andando a modificare, è stata inserita con due interventi. Il primo, che sono che cuba in totale 175.000 euro, 145 più 30.000 euro, e il secondo per 839.660. Il primo intervento è relativo alla manutenzione che avevano straordinaria, in cui c'è anche, come ricordava l'assessore, il discorso del provveditorato e delle opere che pare adesso sia arrivato in fondo questo procedimento, quindi si andrebbe a abbinare con quello. Ovviamente questo è un discorso di manutenzione straordinaria, giustamente come dicevi Luigi, se non arrivano i finanziamenti dovremo trovarci noi i soldi, avremo l'avanzo, faremo un mutuo, ma ovviamente lo completeremo. Gli altri, cioè la parte più corposa, gli 839, che come diceva l'assessore Catone, sono legati invece di più all'efficientamento, alla, diciamo, fotovoltaico, quello che è della scuola, e sono stati oggetto, è l'oggetto principale di quel bando regionale che diceva l'assessore Catone. Tutti gli altri progetti invece, la via Calvi, la piscina, eccetera, sono tutti oggetto del finanziamento, quello del decreto dell'8 gennaio 2022, che tra l'altro è una legge del 2018 che ogni anno mette a disposizione questi soldi. Adesso siamo pronti con gli studi di fattibilità. Il decreto dell'8 gennaio ha dettato le regole per il 2022 e dentro il 15 mandiamo le domande. Chiaramente questi soldi, ovviamente, speriamo di averli con tutti questi finanziamenti, con questi finanziamenti appunto concessi da questa legge e da questo decreto. Chiaramente dobbiamo giocarci la partita, dobbiamo provarci, anche perché i fondi del PNRR sono, questi addirittura non sono neanche fondi del PNRR, nascono prima come dei fondi non PNRR per la sicurezza, poi l'anno scorso li hanno messi nel calderone del PNRR. Il PNRR sta dando, come leggete, immagino lo state leggendo tutti, un sacco di soldi. Si tratta poi di avere la capacità di andare a prenderli e ovviamente anche di usarli, perché questo è l'altro problema. Quindi ci stiamo avendo pronti gli studi di fattibilità per quanto riguarda la Calvi, per quanto riguarda la piscina e per quanto riguarda la scuola media, stiamo provando ad ottenere questi fondi. Chiaro che se ce li dovessero assegnare andiamo avanti con queste tre opere, se no, come per la scuola materna che dicevo prima, soprattutto per taluni interventi, dovremmo andare ovviamente a ricercarli nelle pieghe del bilancio del comune. Quindi gli interventi necessari o sarà avanzo o sarà ovviamente un mutuo che andremo a fare.